Ministro del ministro, si trovano anche violazioni per gli imprenditori onesti innanzitutto. Un'apertura. Quasi un tempo a mano la riforma della giustizia passa al Parlamento e quindi al Parlamento nella sua sovranità deciderà come procedere dopo aver chiesto anche un'opinione del CSM. Si assicurano da via Arenula. Quindi, in giorno segnato da chiarimenti e sviluppato dopo giorni di controversie molto dure con opposizione e ANM contro la sua riforma, Carlo Nordio la sera apre un nuovo capitolo che rischia di innescare altro effetto a catena. Divertitamente inaspettato, dato che nella maggior parte suo rilascio aveva creato un po' di imbarazzo. Nonostante fatto che ieri vice primo ministro Tajani abbia preso campo in sua difesa il Parlamento. Scrive le leggi, i giudici le applicano. L'approccio è affidato a una frase da Tacito: più una repubblica è corrotta, più leggi cui ci. E la situazione attuale in Italia non è così lontana secondo il guardasigilli. Che ha parlato alla conferenza il sistema sanzionatorio nella riforma fiscale organizzata presso Milan Luis Hub dal vicepresidente di Luis Paola Severino e promosso dall'università che prende il nome da Guido Carli. La sovrapposizione normativa, spiega Nordio, rende le procedure complicate e si arriva a una serratura che non si aprirà a meno che non sia ingrassato dalla corruzione. E qui l'abbinamento, la situazione è così paradossale che se un imprenditore onesto oggi decide assumere un esercito di contabili, dicendo loro pago all'ultimo centesimo delle tasse ma devi lasciarmi dormi in pace, non sarebbe in grado essere trovate violazioni a causa della natura contraddittoria delle varie regole, ma le critiche continuano. L'opposizione e anche una parte della magistratura non lo considera in linea con i direttori europei. Ho già spiegato in Europa. Nordio risponde che la riforma è in linea con le aspettative della comunità perché tende a ridurre il contenzioso e accelera la giustizia. È inutile investire nel personale se i processi non necessari non sono ridotti. L'abuso di Office OFIT produce 5.000 all'anno. La giustizia di velocità rende ovalutabili gli obiettivi PNRR. Il vero vulnus, specifica, sta nel meccanismo. Le regole attuali producono la garanzia che, da solo, spinge un sindaco al di fuori del panorama politico. Quindi, forse arriva la soluzione, ma la politica ha già trovato un sostituto. La depenalizzazione elimina questo danno collaterale e non è una coincidenza che ricevo ininterrottamente gradimento e congratulazioni dai sindaci del Partito Democratico. Per il resto, Nordio continua a difendere sua riforma condivisa da Carlo Calenda e Matteo Renzi. Questa volta per la parte sulle intercettazioni, garantendo che interveniamo per attuare pienamente l'articolo 15 della Costituzione che afferma libertà e il segreto delle conversazioni. Ora siamo parzialmente intervenuti a proteggere la persona menzionata nelle conversazioni degli altri. Ma allora interveniremo ANC.